Cari fratelli e sorelle, abbiamo ricordato in questi giorni l'anniversario del bombardamento atomico nelle città di Hiroshima e Nagasaki e mentre continuiamo a raccomandare al Signore le vittime di quegli eventi e di tutte le guerre, rinnoviamo la nostra intensa preghiera per la pace, specialmente per la martoriata Ucraina, il Medio Oriente, Palestina, Israele, in Sudan, in Myanmar. Kiev e Papa Francesco. Cattedrale della Trasfigurazione di Odessa sfregiata da un missile russo. Il cardinale Parolin percorre, senza nascondere la propria commozione, le navate con le volte distrutte, avanti, fino al transetto di destra che non esiste più. Un gesto di condivisione del vostro dolore, spiega Parolin, e aggiunge il Signore, converta chi semina morte. Zelensky insignisce il segretario di Stato Vaticano di un'alta onorificenza per il suo personale impegno in aiuto dell'Ucraina. Si dirà, beh, è ovvio che sia così. No, la verità è che Zelensky nel tempo si è reso conto che la mediazione solitaria avviata in momenti proibitivi dall'inviato personale di Papa Francesco, il cardinale Matteo Zuppi, ha dato frutti inimmaginabili. Non soltanto sul piano delicatissimo della restituzione dei bimbi ucraini rapiti dai russi, una restituzione parziale, è vero, ma molto consistente. Non solo sul piano dello scambio dei prigionieri, bensì anche sul piano ancora più sensibile del rientro in patria dei prigionieri del battaglione Azov, quelli che combatterono fino all'ultimo nell'acciaieria di Mariupol. 107 militari accusati di essere nazisti che Mosca ha condannato a 2000 anni di reclusione, magari nella colonia penale artica Lupo Polare, quella per intenderci in cui ha trovato la morte Alexei Navalny. A sorpresa, Papa Francesco aveva incontrato alcuni familiari di questi prigionieri e aveva preso l'impegno, mantenuto, di occuparsi anche dei loro casi. Fa parte anche questo del paradosso ucraino. La Chiesa di Roma, che per mesi e mesi era parsa poco sensibile ai destini della martoriata ucraina, è ora in prima fila a battersi per la sorte dei derelitti, perfino delle vittime più trascurate di quel conflitto. Il Corriere della Sera commenta: è doveroso dare atto alla Santa Sede e non passare sotto silenzio i risultati di questo lungo, laborioso e soprattutto silenzioso sforzo.